Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni ed eccoci qua al nostro nuovo, molto interessante stavolta, appuntamento. Ieri avevo piazzato su YouTube un breve video in cui parlavo di un articolo apparso ieri sul Corriere della Sera di ieri sabato, un articolo che faceva riferimento ad un video che l'onorevole Daniela Santanchè aveva piazzato su YouTube. E in questo video l'onorevole Daniela Santanchè diceva che per fare carriera non l'aveva mai data, non l'aveva mai data via. E io nel mio video evidenziavo anche la banalità di questa affermazione, perché allora bisognerebbe chiedere anche all'onorevole Binetti e anche all'onorevole Bindi se l'hanno dovuta dar via per fare la carriera politica. Comunque, a parte tutto, cosa succede? Questa mattina, domenica, sul Corriere della Sera di domenica oggi, 2 marzo 2008, a pagina 8, c'è un articolo della giornalista Maria Laura Rodotà. E a Maria Laura Rodotà, che ne sa una più del diavolo, mica gli è scappata la stranezza, il mistero, per cui da quel video su YouTube sono sparite alcune frasi, proprio quelle che facevano riferimento al fatto che lei per far carriera non l'aveva mai data via, e anche alcune frasi piuttosto offensive nei confronti di Veltroni, di Berlusconi e di Fini. Sparite, il video c'è ancora ma è censurato, e la giornalista Maria Laura Rodotà, alla quale non gli scappa niente, è furba come il diavolo. Se Hillary Clinton si fosse affidata a Maria Laura Rodotà per la sua campagna elettorale non si troverebbe nei guai ora, perché Maria Laura Rodotà gliel'avrebbe fatta vincere la campagna elettorale ad Hillary Clinton. Che ha fatto Maria Laura Rodotà? Il 4 e 4 8 è andata a riverificare il video dell'onorevole Daniela Santanchè, ha visto che erano sparite alcune frasi molto sostanziose, come quella che lei non l'aveva mai data via per far carriera, e t'ha fatto la Maria Laura Rodotà un bel servizio, interessante. Dice, com'è che sono sparite queste frasi? Sono state censurate da YouTube? Il che è poco credibile? Oppure le ha tolte proprio l'interessata? E onorevole Daniela Santanchè. Cari, è un vero mistero. Una cosa è certa, che io stamattina, aprendo il mio computer, sono andato a vedere il mio video di ieri intitolato Daniela Santanchè e il sesso, ho visto che le visualizzazioni non sono tante, ma misteriosamente quel video di ieri intitolato Daniela Santanchè e il sesso improvvisamente ha le 5 stelle rosse. Un vero e proprio mistero per me, le 5 stelle rosse, neanche 30 visualizzazioni, 5 stelle rosse, vuol dire che è piaciuto. Certamente comunque è piaciuto anche alla Maria Laura Rodotà, perché un articolo come questo su un video su YouTube cancellato, cioè modificato nel breve volgere dei 24 ore, è qualcosa che effettivamente segnala l'importanza che ha assunto anche per i politici il web, la rete, e che quando si parla
Bisogna stare attenti a quello che si dice. Vabbè, cari amici, io ho concluso la mia chiacchierata con voi. Se mi avete seguito vi ringrazio tanto. Tanti auguri e tanti saluti da Serafino Massoni.